Firenze. Anche oggi Firenze è una delle mete preferite di chi ama la bellezza. E l'accoglienza che la città riserva agli amanti del bello e all'altezza della sua fama. Gli alberghi del centro storico avevano spesso sede in palazzi patrizi, come il famoso Hotel du Nord aperto nel 1839 nel Palazzo Bartolini, in piazza Santa Trinita, metà di artisti e poeti. Il motto per non dormire è l'orgogliosa affermazione di Giovanni Bartolini Salimbeni, prima proprietario del Palazzo dei Sportici in via di Porta Rossa e mercante di seta, spezie e oppio. Già dal 300 il palazzo ospitava la locanda del Camello. A quel punto l'ingresso con le boiserie e del De Matteis ispirati a motivi celiani. Ormai denominato Grand Hotel Porta Rossa, l'albergo ha accolto fra i suoi clienti illustri Stendhal, Byron e Lamartine. Dalla torre da inglobato nel palazzo e oggi trasformata in camera, vista sulla città è esaltante. E le imprese storiche fiorentine continuano a produrre parte della bellezza di questa città. L'eccellenza della tradizione è il tratto distintivo delle imprese. Il comune cemento sono le vicende storiche, in particolare quelle degli ultimi 150 anni, che hanno legato la vita delle aziende alla storia tumultuosa della città. Questo dipinto simboleggia il sogno. E in ogni impresa c'è un sogno. E quelle che vi ho raccontato sono le storie di chi ha saputo tradurre in realtà e ormai da più di 100 anni i propri sogni.